Pierluigi Properzi, nel suo programma una parte tutta dedicata ai giovani della città. Io considero i giovani parte centrale nel mio programma. Le questioni che, per le quali i giovani devono essere presenti in tutte le fasi sono legate a due valori che noi associamo molto all'essere giovani: la creatività, cioè la capacità di pensare il mondo in maniera diversa. Questa è una dote essenzialmente dei giovani. L'altra è la capacità di muoversi, di relazionarsi. Queste sono due risorse importanti che servono alla società aquilana. Il affidare ai giovani la costruzione dei progetti. In genere, anche quando si parla di spin-off universitari, i giovani arrivano alla fine della costruzione. La costruzione è fatta da adulti esperti, i quali poi chiamano a condividere il progetto dei giovani, più che altro chiamano i giovani per lavorare. L'altra questione che riguarda i giovani è che la loro mobilità, la loro relazionalità, che è senz'altro superiore a quella degli adulti, consente di fargli assumere un ruolo nella ricostruzione della società aquilana che è decisivo. I giovani possono essere lo snodo in molte situazioni critiche. La più evidente è quella del rapporto mancato fra città e università. A proposito di questo, lei ha detto niente campus, è l'opposto di quello che dice il sindaco Cialente. Ma io ritengo il campus una formula non adatta alla società italiana e a quella aquilana in particolare. Sono forme che appartengono ad una cultura diversa, inoltre sono forme di ghettizzazione comunque. Io vedo per l'Aquila una pluralità di soluzioni per ospitare dignitosamente e in sicurezza quegli 8.000 studenti che vengono da fuori, e in particolare ritengo che il centro storico debba essere il luogo in cui vivono gli studenti. Perché non il campus e una pluralità di soluzioni? Perché per esempio l'Aquila è una città che può ripercorrere il modello di alcune città universitarie leader, Pisa, Padova, Pavia, dove il modello residenziale viene integrato da collegi di eccellenza.